È l'ennesima magia di Ruben Botta a regalare la vittoria alla Samp. Una punizione delle sue al 21esimo della ripresa permette all'11 di Paolo Montero di portare a casa il successo. La prima parte del match vede i rossoblù cercare di proporre gioco con i toscani che chiudono bene gli spazi per poi proporsi in avanti con le ripartenze. È la Samp al 15esimo a provarci con un diagonale di Botta che si perde sul fondo. La risposta dell'Arezzo è affidata prima a Cerci e poi a Pinna che di testa non crea alcuna apprensione a Nobile. Al 22esimo si infortuna Di Pasquale e al suo posto ecco D'Ambrosio. L'Arezzo al 40esimo ci prova con Carletti il cui diagonale sfiora il palo alla sinistra di Nobile. Nella ripresa bisogna attendere 16 minuti prima di vedere un tiro in porta con il toscano Luciani che impegna centralmente Nobile. Stellone si gioca tutto il suo potenziale offensivo, inserendo Piu, Cutolo e Perez rispettivamente per Di Grazia, Carletti e Cerci. Al 19esimo è bravo Sala a deviare in angolo uno shoot dalla distanza di Angiulli. 2 minuti dopo la Samp rompe l'equilibrio. È come al solito una magia di Ruben Botta su calcio di punizione a regalare il vantaggio ai rossoblù. Un sinistro morbido con la palla che si spegne nell'angolo alto alla sinistra di un incolpevole Sala. Settimo centro stagionale per il numero 10 della Samp. Al 27esimo è Cutolo con una mezza girata in aria a colpire l'esterno della rete. Doppio cambio in casa Samp con De Sanzio che prende il posto di Rossi e Scrulli per Maxi Lopez con la formazione rossoblù che passa ad un più coperto 4-4-2. Al 35esimo l'Arezzo resta in 10 per l'espulsione di Ventola per fallo da ultimo uomo su Scrulli lanciato a rete da Botta. Sulla conseguente punizione il numero 10 rossoblù impegna Sala nella parata plastica. Al 40esimo però è l'Arezzo a sfiorare il pareggio con una conclusione di Serrotti da dentro l'area di rigore che colpisce la traversa a Nobile battuto. 5 minuti dopo la gran botta di Angiulli viene deviata da Sala ma l'arbitro non ravvisa il tocco del portiere Amaranto. Nei 5 minuti di recupero la Samp mantiene il vantaggio con Botta che in una classica azione di ripartenza di sinistro sfiora il palo. È l'ultima emozione con i rossoblù che tornano alla vittoria a Riviera dopo il largo successo sul Carpi datato 24 gennaio e domenica prossima ecco il derby del Benelli con la Vispesaro.